questo monte è anche conosciuto col nome di Salto di Tiberio, perché la leggenda racconta che da questo precipizio Tiberio buttava giù tutti i suoi nemici. So the mountain at the very top is named Tiberius Mountain, and the famous because on top of this mountain there are the ruins, the remains of a Roman villa dedicated to Jupiter. Villa Jovi, 7,000 square meters. The cliff of this mountain is also well known as Tiberius Jump. Tiberius Jump, because the legend said Tiberius was a cruel emperor to that prince. He used to throw down his enemies. Look now on our right side, what a spectacular sea color. Look how it's clear the sea. And if you notice during this tour, you never will see the same sea color. This is very changeable in color. Quindi puntate alla nostra destra, che è spettacolare i colori del mare. E se troverete durante questo giro, se notate dei colori, non saranno mai gli stessi, ma cambia di tantissimi colori. Guardando di nuovo alla nostra sinistra, come potete vedere di nuovo la penisola di Sorrento, la terraferma. La penisola di Sorrento con la sua estremità, chiamata Punta della Campanella. Questa punta è la distanza più breve che c'è tra Capri e la terraferma, sono circa 6 km. E questa punta divide in due i golfi. Adesso siamo nel Golfo di Napoli. Andando un po' più avanti entreremo nel Golfo di Salerno, quindi affacciandovi alla destra di questa punta vedrete la famosa costiera amalfitana, quindi entreremo nel Golfo di Salerno. Inside was found some prehistoric fossils. That means a long time ago Capri was a natural continuation of mainland. Capri was part of mainland. Watching inside this little lake, you can see the only sandy beach on the island. Okay, because as you are going to see during this tour, we have not sandy beaches, so the typical beach, the typical lido on the island, are rocky or with pebbles. Okay, no sand. Allora, guardando all'interno di questa insenatura, it's so big, it's very small. So, when come out a wave, you can see outside the line of the sea, those corals. Allora, signori, oggi c'è bassa marea, perché qui la marea, la differenza è pochi centimetri, una quindicina fra bassa e alta, quindi quando viene un'onda potrete vedere anche uscire fuori la linea del mare questo fiore di corallo. Signore, ogni tanto togliete gli occhiali da qui, guardate che ogni tanto. Allora, potete vedere meglio adesso il piccolo arco naturale qui in alto. Now you can see better the little natural arch. Always sticking out the pearls. Look how clear is the sea. Look how many different colors you can see. Allora signori, sempre facendovi lungo le due murate, guardate il fondale, guardate le trasparenze e i colori del mare, vedete? Rising from the floor with a little bit of your Italian imagination seems the imagination of Virgin Mary. That's why the name Meravis. English speaking, can you see the Virgin Mary statue? Yeah. Okay, in any case, no Michelangelo carved, so you need a little bit of your imagination. Italiani, avete visto la Madonnina? Sì, sì. Ok, quindi è tutta opera di madre naturalezza. Sì. Però quello che dovete guardare, sempre i colori del mare, guardate che spettacolari colori, what you have to see always. How is it changeable the color, the same color, as I told you, if you notice you never will see the same sea color. Natural harbor, named Tragara Harbor. As you can see nowadays, Tragara Harbor is a typical lido, typical resort named Che Luigi. Typical because, as I told you before, we have not sandy beaches. We have other lido, other beach, a rocky like this. Otherwise, we have a beach but with a pebble, okay? So the capital now is turning, so on both sides you can have the best Faraglioni beach.
Faraglione are three huge rocks, so you must put in your picture those three huge rocks. The last two separate, one is attached to the mainland, the other two are separate. And the last two separate from the sea, from the sand. We are the only one in the world, species of a blue lizard named La Certa Cerulea Faraglionensis, at the same shape of common lizard. You can find un bel bacio, questo porterà amore per tutta la vita, quindi pensateci bene prima di questo bacio, perché io vi sto avvisando. Comunque non deve essere un semplice bacio, deve essere un bel bacio alla francese. Captain is taking us through the Faraglione Arch, well known as the Arch of Lovers. It's a custom, it's a tradition, passing through the arch to Maitri. The couples have to kiss. This will take good luck, so we'll be love forever. I just want to warn you. Are you ready? Se no l'ha detto lui e poi non era passionale. Allora signori, adesso ci troviamo nel versante sud dell'isola. Tutta questa baia è chiamata Marina Piccola, come potete vedere dai tanti yacht che stazionano. Right from Chile. On our right, right side, you can see our brown hotel, terracotta in color, salmon in color. Now it's a five-star hotel, named Punta Dragana, but was famous because it was designed by the Corbusier, the Switzerland architect at Villa Vismara. Then during the landing in Salerno, because just behind the Faraglione, the Salerno group, where the alignment and Lettenberg, this villa, Villa Vismara, was the headquarters of Churchill and Eisenhower. If you notice below the hotel, you can see a terrace. You can even see people standing on top. This terrace is the same. Sì, Ginella, ma capisce il cazzo, capisce, ma perché? Ah no, figura. Infatti non è che sto preoccupato tanto. Ma ancora sta più però mi è asciuto un po', si vede che la voglio riuscire a pulire, la mia è di spoglia. Si vede, però i primi a camminare con questa cenere in tasca, non c'è altro niente, se non la camminata per esempio un pazzo di tutte, è stato sempre più a fumare.
Yeah.